Guardatevela un po', che bella carpotta, eh? Devo giocare anch'io, ovviamente fuori concorso. Questo è... Oh, ricordatevi di iscrivervi al canale, ragazzi, eh? Non costa nulla e le catture aumentano e le rotture diminuiscono. Jighead 1,8. Wow. Allora, abbiamo detto che facciamo il gioco del peso per i 50.000 iscritti. Io bella sfida questa, eh. Bella sfida, guardatevela un po' bene, guardate dimensioni, guardate la coda che bella grossa. Ok, tanto sta lì tranquilla in acqua. Bella sfida, eh. Io dico che supera i 5, supera i 5 kg questa. Io parlo del peso della carpa, eh? Non mi riferisco, non faccio i conti anche con la testa di guadino, poi la pesiamo comunque. Io dico 5 kg ci sono, 5 kg. L'altra volta mi ha portato bene a dire 5, a dire 2-3 etti, quindi dico 5 kg e 2. Ok. Ovviamente io voglio però io da voi voglio sapere il peso della carpa con la testa del guadino, quello che segna la bilancia adesso che pesiamo il pesce. Ok? Guardatevelo ancora una volta. E intanto cerco la bilancia. Ok. Ok. Allora, sempre ho paura che si scarica, che abbia le batterie scariche, devo portarmi le batterie di ricambio. 00, siete pronti? Ostia, ho sbagliato, ho sbagliato per difetto però, ragazzi. 6,4 kg. Vuol dire che siamo sui 6 netti. Siamo sui 6 kg netti. 6,4 kg. Ciao bellissima. Non ti tocco neanche, va? Torna a nuotare. Controlliamo solo che ci sia tutto. Sì. E tu torni a nuotare subito. Vai, bella. Che bella che è. Volete sapere la testa di guadino? Ma l'ho già, ah già, ma forse non ve l'ho ancora fatto vedere. Ok, la testa del guadino 0, la testa del guadino pesa 510 grammi.
ero in attesa che passasse una carpa, è arrivato il popagnone, ha visto il verme sul fondo e se l'è poppato. Così la mattina mi ha regalato carpa, barbo e papagnone, il tris perfetto. Ok. Wow. Ciao bello, fatti vedere un secondo solo, eh. Per una volta tanto che non lo prendo sulla battuta. Ha fatto tutto lui.